Carissimi amici di Iceberg News, un caloroso Alleger da Paolo Travagnini e Marino Midena, eccoci qui, ennesima puntata di Iceberg News. Partiamo immediatamente con i contatti. Contatto telefonico chiaramente per essere con noi, 339 39 90 836. Mentre per il contatto telematico, amanti dell'internettiano, info@icebergnews.it, chiaramente desumibile dal sito www.icebergnews.it, che vi invito a visitare per così acquisire la nostra aumentata visibilità nell'etere. Chiaramente dovete farci un po' l'abitudine nella home page, cliccando sulla nostra visibilità web, vedete le news, le novità della nostra visibilità. E sono in continuo aumento, noi siamo veramente contenti di questo perché ci stiamo spalmando e i contatti proprio ci danno proprio questa ragione. Per quanto riguarda il vostro materiale, potete inviarlo a Paolo Travagnin e via Ennio Bonifazi 36/5 00167 Roma, come già state facendo, chiaramente per avere la vostra visibilità nel circuito di Iceberg News, che vi ricordo comprende sia televisioni terrestri, sia televisioni satellitari, televisioni web TV e chiaramente video sharing, che ormai sapete tutti cos'è. Ma partiamo immediatamente con il nostro sommario che Marino gentilmente ci offre dalla sua regia. Vai Marino! Sì, eccomi qua, inquadrato. Puntata ricchissima, parleremo di moda e cinema nelle news e poi come al solito gli appuntamenti visivi con la videopoesia. Questa sera una chicca, Cesare Pavese, una stagione, quindi molto molto intensa. E poi il videoclip musicale, come al solito, che è legato all'ospite, quindi abbiamo l'onore di avere l'ospite del videoclip che vedremo, ed è Viola Selize, Conduzione Familiare, un progetto musicale molto interessante, ironico, garbato, molto piacevole, speriamo che vi piaccia anche a voi. E poi l'altro ospite, Alfredo Mazzara, regista, sceneggiatore, che ci racconta come riuscire a passare dall'idea al soggetto con la sua power idea. Paolo. Ok, grazie Marino e grazie mille proprio delle tue precisissime informazioni sullo svolgimento della serata. Iniziamo subito con la nostra, voi sapete che noi amiamo Iceberg News, proprio come sottotitolo è Parole sono immagini, e abbiamo così gradito particolarmente la proposizione di Andrea Galli, che dalla Svizzera, tanto lo salutiamo, ciao Andrea se ci stai vedendo, ci invia puntualmente le videopoesie, per noi una forma d'arte veramente interessante. Perciò un succo di Parole sono immagini, e partiamo proprio con un grandissimo autore, Pavese, una stagione è il titolo della videopoesia di questa sera, condito da una grandissima musica classica, Edward Elgar, per l'occasione, e ce la gustiamo immediatamente. Eccola qua, ci vediamo qui fra due minuti. Questa donna, una volta, era fatta di carne fresca e solida. Quando portava un bambino, si teneva nascosta e intristiva da sola. Non amava mostrarsi sformata per strada. Le altre volte, era giovane e senza volerlo fece molti bambini, passava per strada con un passo sicuro, e sapeva godersi gli istanti. I vestiti diventano vento le sere di marzo e si stringono e tremano intorno alle donne che passano. Il suo corpo di donna muoveva sicuro nel vento che svaniva, lasciandolo saldo. Non ebbe altro bene che quel corpo, che adesso è consunto dai troppi figlioli. Nelle sere di vento si spande un sentore di linfe, il sentore che aveva da giovane il corpo tra le vesti superflue. Un sapore di terra bagnata che ogni marzo ritorna.
anche dove in città non c'è viali e non giunge col sole il respiro del vento, il suo corpo viveva, esalando di succhi in fermento tra i muri di pietra. Col tempo, anche lei, che ha nutrito altri corpi, si è rotta e piegata. Non è bello guardarla. Ha perduto ogni forza. Ma dei molti, una figlia ritorna a passare per le strade, la sera, e ostentare nel vento sotto gli alberi, solido e fresco, il suo corpo che vive. E c'è un figlio che gira e sa stare da solo e si sa divertire da solo, ma guarda nei vetri compiaciuto del modo che tiene a braccetto la compagna. Gli piace d'un gioco di muscoli accostarsela mentre rilutta e baciarla sul collo. Soprattutto gli piace, poi che ha generato su quel corpo, lasciarlo intristire e tornare a se stesso. Un amplesso lo fa solamente sorridere e un figlio lo farebbe indignare. Lo sa la ragazza che attende e prepara se stessa a nascondere il ventre sformato e si gode con lui, compiacente, e gli ammira la forza di quel corpo che serve per compiere tante altre cose. Ed eccoci rientrati in Iceberg News, spero abbiate gradito la nostra proposizione così settimanale di video poesie, sono a nostro avviso veramente interessanti. Immediatamente carta e penna per la nostra consueta opportunità lavorativa. Opportunità lavorativa per 7 bellissime e 4 bellissimi, perché stiamo parlando di un catalogo, insomma, per una grossa rivista, insomma, che non citiamo. E per fare questo, cioè per avere l'opportunità, dovete inviare il vostro materiale, la vostra foto, chiaramente, all'indirizzo di sovraimpressione catalogocasting@yahoo.it. Ma immediatamente io cedo la parola a Marino, che nel suo studietto ci sta così deliziando del nostro ospite. Marino? Sì, eccomi qui nel salottino di Iceberg News. Ho accanto a me Alfredo Mazzara, regista, sceneggiatore, che è venuto qui da noi per raccontarci una sua idea, una power idea, attraverso la quale offre un metodo per passare dall'idea al soggetto. Però presentiamo Alfredo Mazzara al pubblico di Iceberg News. Chi è Alfredo Mazzara? Guarda, me lo chiedo da 30 anni e sto cercando ancora una risposta efficace, però sono in ricerca, quindi va bene così. Io sono un amante delle storie, mi piace definirmi un giocoliere, anche perché la vita ti fa diventare tale e puoi prenderla appunto dal lato buono. Mi piace raccontare storie, scriverle, e mi ha sempre incuriosito una domanda, appunto, cioè come fare a creare idee, da dove vengono, come nascono, eccetera. E mi sono trovato alla fine, per divertimento, per gioco, a giocare questa sfida, che è appunto il mondo della creatività. Allora si passa dal romanzo, dalle favole, ho girato lavori, ora sto per girare un videoclip, e poi c'è la scrittura, che è la grande passione, la base, no? Il confronto con quel delizioso nulla dal quale poi ricaviamo una passione che tu hai studiato molto, perché sei riuscito in qualche modo anche a sviluppare una sorta di metodo per aiutare i tanti che poi vogliono passare in qualche modo
dall'idea che possono avere tutti, sì, al soggetto cinematografico, che è il primo step per arrivare poi alla sceneggiatura, credo. Esatto, è un metodo che nasce anche dagli studi americani, la struttura, come nascono le idee, come si sviluppano, eccetera. E qui prevengo in genere un'obiezione: ma le idee dovrebbero essere naturali, le storie dovrebbero essere spontanee. In genere, quando noi studiamo dei metodi, pensiamo a delle gabbie rigide e ruvide. In realtà la mia personale visione del metodo è tutto nelle domande. Semplicemente la creatività può essere stimolata con molta efficacia semplicemente ponendosi delle domande giuste. Io dico sempre che tra noi e Dio c'è un numero di domande che ci separa da Lui, cioè Lui sa qualche domanda giusta in più di noi, e quindi il creativo più efficace è semplicemente il creativo che sa porsi le domande più efficaci al momento giusto. Allora ecco, io non ho l'arroganza di spiegare alla gente come creare storie e come raccontarle, c'ho un'altra arroganza, quella di riuscire in modo divertente a trasmettere un metodo per interrogarsi. Poi il bello, l'autenticità, ce la mette appunto l'allievo, insomma, chi lavora. Quindi forse partendo da questa idea di forza creativa, hai voluto chiamare Power Idea, sì, proprio questo metodo? Sì, perché il potere mi inteso sia come possibilità e sia appunto come capacità di arrivare all'obiettivo finale, di riuscire cioè a dare corpo poi a un sogno e quindi dare credito a quell'energia interiore che ci abbiamo e che ci va appunto di assecondare, perché poi chi racconta ha un sogno. E abbiamo parlato di un metodo che potrebbe sembrare teorico, ma in realtà tu teoria la tocchi, però scendi proprio anche sul pratico. Allora, il metodo è assolutamente pratico e nasce da una serie di circostanze. Io ormai sono 10 anni di esperienza che ho nell'insegnamento, ho avuto quindi una marea di allievi facevo i corsi regolari di sceneggiatura, quelli che si fanno in tutta Italia e quelli che potete più o meno trovare ovunque, dove ci sono delle regole precise. Il problema è che arrivavano da me degli allievi, mi ricordo in particolare una ragazzina di 5-6 anni fa, si chiamava Veronica, aveva studiato tutte le regole, aveva fatto tutti i corsi, viene da me con due occhi tipo Bambi enormi e mi dice: ma io avrò talento, ce la farò a mettere in pratica tutto quello che tu mi hai insegnato. E allora io lì ho capito che i libri, le regole, i corsi di sceneggiatura arrivavano soltanto fino a un certo punto, o meglio partivano da un certo punto, che era appunto il soggetto. Tutti ti dicono come fare una storia, ci sono dei corsi, ci sono dei libri, il punto è che nessuno ti dice come rispondere a quel vuoto che sta sul foglio bianco. Allora ecco che ho inventato Power Idea per colmare quel vuoto, il rapporto tra il creativo e il vuoto. Oddio, non so che cosa raccontare, oddio, ma come fare a risolvere quell'idea, come riuscire a ottenere quella cosa, oppure come sviluppare quella storia. Il problema è quando non mi vengono idee, che faccio? Allora, Power Idea è un workshop di 3 incontri, full immersion, ecco, una formula che in Italia è sfruttata ancora troppo poco, ma è molto efficace perché arrivi dritto al cuore delle persone, si crea veramente una magia interiore tra me e gli allievi quando siamo lì, uniti ecco in questa stanza, poi ci divertiamo parecchio. E in questi 3 giorni che compatti si affronta la creatività del creativo, cioè il rapporto col foglio bianco, quindi le paure, le ansie, i limiti che ci si danno anche psicologicamente, e da lì arriva poi all'idea, ecco. E credo che poi c'è addirittura per i migliori soggetti una fase realizzativa proprio. Sì. E mi sembra che mi hai citato anche 2 registi importantissimi che ti adiuvano, sono i Manetti Bros. I Manetti Bros, tra l'altro simpaticissimi, veramente delle persone magnifiche, come impatto proprio, li guardi e ti viene voglia di fare, ti viene voglia proprio di metterti lì e dire: datemi la telecamera, spacco tutto, voglio assolutamente realizzare qualcosa. E questo workshop, rispetto a quello che io faccio in genere, nasce appunto da questa nuova e inedita alleanza voluta anche e soprattutto dalla scuola di cinema, che appunto cerca sempre di inventarsi nuove formule per dare il massimo della qualità. E nello specifico noi lavoreremo con i Manetti Bros, quindi non solo lavoreremo sulle tecniche universali per creare idee, per
stimolare la creatività, ma avremo loro come committenti, quindi i loro gusti e il loro genere saranno uno spunto dal quale partire per realizzare un soggetto, e questo soggetto, il migliore o due dei migliori, saranno scelti per realizzare un corto che sarà girato addirittura da loro. E questo è una grandissima opportunità anche. Assolutamente sì, per chi... lanciati subito nel grande cinema con un'idea geniale, insomma, a partire da un'idea geniale. Soprattutto l'opportunità di confrontarsi con loro già sul piano creativo, che è una cosa che in genere gli esordienti possono avere. Io ringrazio tantissimo Alfredo Mazzara che ci ha aperto questo mondo per me affascinante, creativo. E ti volevo solo ricordare, perché immagino che la curiosità sia tantissima, quando lo fai questo workshop? Allora, le prossime date sono il 1° febbraio, poi il 2 inizia il workshop vero e proprio, il 9 e l'11 febbraio. Saranno 3 giorni compatti dove io aiuterò gli allievi, li seguirò personalmente anche online per portare a termine le proprie storie. Per chi volesse scoprire i dettagli, consigliamo l'email della Scuola di Cinema, info@scuoladicinema.it, se mi ricordo bene. Esatto. Ancora grazie ad Alfredo Mazzara. Grazie a voi. Io ti invito a guardare insieme a me un contributo filmato, un videoclip musicale, conduzione familiare, Viola Senise, una voce bellissima, una proposta interessantissima, e la cosa bella è che noi oggi abbiamo l'onore di averla qui con noi più tardi, quindi seguiteci. Viola Senise, conduzione familiare. Così carina che una mente fina possa immaginare di potare case, vicoli e lampioni. Un taglio netto e decisivo serve per curare, dare nuova vita, modellare ciò che ancora si può inventare. È il senso civico e morale che vorrei svegliare, assopito ormai da quanti anni dentro sale comunali. Conduzione familiare nel curare quel che ha dato e non ha tolto. È un progetto pretenzioso, ma natura insegna a fare grandi cose. Fiori da balconi crescono armoniosi come le visioni, e ossigeno da quei motori. Aree pedonali, massico fanali di quei motorini a centro carreggiata, uso dei rifiuti avendo molta cura di impiegare bene quel che ne rimane. Carte da regalo, chiavi, serrature, sedie e tavolini, sciarpe e maglioncini, linea segatura, fumo dai camini, scacceranno via le mosche mascherine. Parcheggio a pagamento, via le foglie al vento, strade coi divieti, quelle scritte alle pareti. Nuove costruzioni, fiori dai balconi, crescono armoniose come le visioni, e ossigeno da quei motori. Aree pedonali, masse cofanali di quei motorini a centro carreggiata, uso dei rifiuti avendo molta cura di impiegare bene quel che ne rimane. Carte da regalo, chiavi, serrature, sedie e tavolini, sciarpe e maglioncini, linea segatura, fumo dai cammini, scacceranno via le mosche moscerine.
Eccoci qui di nuovo in studio, come dice Paolo, carta e penna perché è il momento della news, rapidissima. Prima però di dirvi la news volevo ringraziare lavorare-spettacolo.com perché è il nostro fornitore ufficiale di notizie di lavoro. In questo caso una notizia è una chicca perché c'è l'opportunità di partecipare al casting di Questo piccolo grande amore, un film tratto e ispirato dalle canzoni di Claudio Baglioni. Quindi inviare le foto a casting@11marzofilm.it che vedete in sovraimpressione. Quindi in bocca al lupo. Perfetto. Ti ringrazio e raggiungiamo, eccoci qui, io mi sono gustato il videoclip che hai lanciato tu poco fa e accanto a me abbiamo proprio l'autrice, la cantautrice, non so come definirti. Cantautrice, sì. Cantautrice, ecco, in effetti, Viola. Eccola. Ciao. Qua. Grazie intanto di essere qui, so grazie che sei sempre voi. Di corsa perché gli impegni sono notevoli, però insomma ce l'abbiamo fatta. È un piacere, perché, grazie a voi di avermi invitato, grazie. Noi cerchiamo di dare voce a questo mondo sommerso che è veramente molto molto interessante, come hai visto ci sono tantissime proposte belle. Sì. Ma immediatamente, come nasce Viola? Da dove salti fuori? Una piccola vai. Presentazione. Sì, dai. Io sono nata a Rimini, precisamente a Bellaregio Marina, ci tengo a dirlo perché è un piccolo paese, ma in tanti mi dicono che lo conoscono. Bellaria, lo conosci anche tu? Campanaria. Torre Saracena, fantastico, vedi, faccio sempre bene a ricordarlo. Bravo. E, mi sono trasferita a Roma nel 98 appunto per iniziare a studiare musica. Da lì ho iniziato a frequentare l'Accademia d'Arte Drammatica, ho iniziato a studiare canto jazz, prima con Susanna Stivali, pianoforte con Stefania Taglini, insomma degli esponenti del jazz, no? Cioè, che conosciamo bene. Che conoscete bene, sì. Sicuramente. E poi insomma ho iniziato a scrivere canzoni, da lì poi l'incontro con la conduzione familiare che è il gruppo che mi supporta e arrangia con me le mie canzoni. Certo, infatti abbiamo proprio poc'anzi sentito questo, visto e ascoltato e gustato proprio anche il testo che è tuo tra l'altro, sì, giusto? Il testo sì. Molto, molto carino, molto intelligente. E, però so, e forse gli amici nostri di Iceberg News non sanno, che hai vinto anche un premio prestigioso, sì. Il premio SIAE 2007. Sì, proprio... il premio SIAE per la migliore musica al Festival di Musicultura 2007. Beh, devo dire che è stata un'esperienza molto importante per me e per il gruppo, innanzitutto perché grazie appunto a questo festival poi si è consolidato e si è portato avanti questo progetto tra me e la conduzione. E, quindi dando un'impronta proprio più anche allo stile musicale, visto che gli elementi poi del gruppo vengono da esperienze musicali diverse. C'è chi è partito dalla musica classica per poi passare al jazz, al pop, e quindi cerchiamo di mescolare in un certo senso questi diversi stili per dare un'originalità certo, particolare certo. Al progetto. Certo, che poi è una tendenza anche poi ultimamente si tenta di commistionare i generi per creare qualche cosa di interessante. Sì. E, progetti prossimi, so che sei live un po' in giro ovunque, però in particolare in un bel locale che noi ci teniamo sempre a sì, citare. Sì, 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 esatto, al Dune Club domani sera intorno alle 22:30, io Viola Sedisa insieme alla conduzione, vi aspettiamo il nostro concerto e siamo contenti insomma di essere ospitati da questo locale, insomma al Dune Club. Certo, io ti ringrazio, ma una curiosità, ma conduzione familiare da dove salta fuori? Come è uscito questo? Ma è uscito così, perché ci consideriamo un po' una famiglia, insomma, oltre ad essere così accomunati dal progetto musicale, siamo anche legati da un'amicizia e quindi così ci piace il nucleo, proprio quello caratteristico della famiglia, uniti. Ecco, mi sono avvicinato. Ed è giusto. Paolo, tu non sai che probabilmente al premio SIAE avrei conosciuto Marco Saltatempo, che è stato nostro ospite qualche mese fa, sì. Che ha partecipato, ecco, però non certo. È stato bravo come te, perché tu hai vinto. Ecco, complimenti, certo. La classe...
Ma io ci tenevo anche a salutare perché mi dispiace, mi sento poi in obbligo. C'è un pezzo di Conduzione familiare qui. Sì, c'è Guerino Rondolone, il contrabbassista. Vieni, corri che siamo in ritardo così, sì, almeno. Perché poi noi ti svegliamo, che abbiamo una tradizione. In chiusura di trasmissione facciamo il nostro grido di battaglia. Ciao. Tutti insieme, che sì, è Aleger, quindi tra qualche secondo. No, ci tenevo perché giustamente il lavoro di gruppo è un lavoro, la fatica di tutti. In prima persona che cosa vuol dire, perciò abbiamo fatto così, ho voluto presentarti ai nostri amici di Iceberg News che ci stanno seguendo. Intonatissimo. Un, due, tre, un bel Aleger! Paolo Travagnin, Mario...